Allora, buonasera, io sono Barbara Santoro e vi do il benvenuto qui da noi allo Schenker, do il benvenuto agli amici che ci seguono da tempo, ma anche a coloro che non sono mai stati qui da noi. E tengo a dire che proprio diciamo che questa fa parte del ciclo, questa serata fa parte del ciclo Beyond the Crisis, che insieme al professor Roberto Panzarani, Roberto, abbiamo ideato e pensato nell'ambito delle attività di iniziative di carattere, diciamo, di responsabilità sociale. Le nostre attività, oltre a quelle linguistiche, noi ci occupiamo di formazione linguistica, ma ci occupiamo anche di divulgazione culturale, cerchiamo di fare la nostra piccola parte. Di dare il nostro contributo in termini di responsabilità sociale e cerchiamo quindi nell'ambito di questi incontri di parlare di tematiche di interesse sia per la società che per le imprese. E quindi è con questo obiettivo che è nata la nostra collaborazione. E questa sera però Roberto non è qui solo come promotore moderatore degli incontri, ma anche come autore. E infatti, qui abbiamo esaminato gli scenari della crisi mondiale e globale dai diversi punti di vista con il professor Alberto Oliverio, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista filosofico con Gianluca Bocchi e sociologico con Elisabetta Pasini. Oggi invece affrontiamo il tema dell'innovazione e business collaboration nell'era della globalizzazione, che è proprio l'oggetto del nuovo libro del professor Panzarani, pubblicato dalle edizioni Palinsesto, e spero che presto l'editore ci raggiungerà, con il quale si cerca di offrire nuovi strumenti per le aziende che vogliono collaborare tra di loro con l'aiuto delle reti tecnologiche. E con l'occasione do il benvenuto in collegamento al dottor Enrico De Luchi, il Managing Director of Collaboration Architecture Sales for Cisco Europe. Giusto? Ho detto bene? Ma poi pronunciato in una maniera assolutamente perfetta. Almeno quello. Siamo in Di casa. tecnologia zero, inglese qualcosina. Comunque, per me è sempre. Noi, tra l'altro, ho piacere di annunciare che noi cerchiamo sempre nuove modalità di erogare la formazione linguistica, tenuto conto del fatto che le persone hanno sempre il problema, quello più importante del tempo. E allora in questi giorni stiamo avviando la possibilità di fruire dei corsi Schenker via Skype. E quindi già mi sembra un miracolo e ogni volta che vedo la tecnologia in azione devo dire che è una bella emozione e sono molto curiosa di sentire cosa appunto ci racconta Roberto delle prospettive invece di collaborazione attraverso gli strumenti che la tecnologia ci offre. Allora, a te. Benissimo, allora buonasera a tutti. Io questa sera mi sdoppio in due ruoli, cioè facilito Moderato. il moderatore e poi dirò qualcosina alla fine solamente sul libro. Però io voglio ringraziare tantissimo Barbara e Eugenio perché stasera in particolare non solo parliamo di questo argomento, ma lo viviamo perché devo dire loro insieme con gli amici di Cisco hanno organizzato veramente la serata con questo strumento che si chiama appunto WebEx, lo vedrete molto, molto agile, da qualsiasi computer si può collaborare con un altro computer. Quindi viviamo che cosa? Un'esperienza in diretta, ma anche parleremo, quindi mi faceva piacere che in questo caso un po' tutte le aziende tecnologiche ovviamente sono quelle che ci stanno spingendo nella direzione dei social network, no? I mitici Facebook, Twitter, e però anche le aziende importanti, IBM, Google, Microsoft e ovviamente la Cisco che questa sera, in questo caso veramente collabora con noi all'evento. Mi fa molto piacere perché devo dire, dalle conversazioni, adesso daremo subito la parola al dottor De Luchi, una buona parte dell'ispirazione anche di questo libro mi è venuta dalle ispirazioni e dalle conversazioni fatte con Enrico in passato. Quindi diremo due cose, non solo parleremo dell'argomento, ma in qualche modo lo stiamo vivendo e quindi è interessante viverlo.
Però prima la cosa interessante, diceva adesso Barbara, facciamo i corsi di inglese su Skype. Skype è un altro elemento interessante nella business collaboration o nella collaboration in generale. E quindi diciamo che c'è una YouTube, cioè tutto quello che noi stiamo vivendo, siamo in qualche modo spinti, se volete, a collaborare dalla tecnologia. E se volete, questo è il primo paradigma del libro, poi sentiamo cosa ne pensa Enrico. Però è un momento in particolare che secondo me stiamo vivendo, è che in realtà stiamo ritornando in qualche modo, per forza di cose, a collaborare, o ci piace collaborare perché utilizziamo degli strumenti tecnologici. Quindi il paradosso, ne parlavo prima con Eugenio, è che la tecnologia ci ispira o ci ha ispirato in questa fase storica a riprendere in mano degli strumenti, o meglio, un atteggiamento che abbiamo invece completamente dimenticato. E ricordo, questa crisi mondiale che abbiamo vissuto è stata vissuta per la totale avidità, cioè quindi il contrario della collaborazione. Quindi cioè, è interessante perché da un fattore, per così dire, tecnologico, stiamo in realtà, secondo me, ridisegnando alcuni paradigmi, forse in futuro, anche rispetto a, diciamo, delle teorie macroeconomiche. Detto questo, io vorrei iniziare, quindi qui mi taccio, riprendo la mia funzione di moderatore, dirò qualcosa ovviamente alla fine sul libro, tanto per scambiarci un po' di idee, ma volevo sentire la testimonianza intanto di Cisco, naturalmente nella figura di Enrico De Lucchi, che tra l'altro è il responsabile all'interno di una grande organizzazione proprio del settore collaboration. Quindi questo è interessante, cioè che ci sia per definizione un settore, naturalmente dal loro punto di vista, così come delle altre immagini, aziende tecnologiche, questi settori sono presenti, ma nel caso specifico Cisco proprio ha questo settore della business collaboration. Enrico De Lucchi ne è responsabile a livello europeo, quindi ci porta una testimonianza non solo, diciamo, italiana, ma in generale Cisco, quindi un'azienda grande e importante come loro, come vivono questa tematica e soprattutto perché sono arrivati a determinare che il discorso della business collaboration è così importante oggi, sia dal punto di vista dell'organizzazione delle aziende interna e anche di mercato, e sia, secondo me, anche a livello più sociale. E in questi giorni noi dobbiamo fare, perché li conosco bene, quindi scambiamo spesso, quindi noi di fatto facciamo insieme business collaboration spesso e volentieri. Uno dei fattori, dobbiamo fare delle telepresence, poi lui vi dirà che cos'è la telepresence per loro. Sono, mi sembra, completamente occupate perché proprio stanno, diciamo, in modo così gratuito, facilitando tutta la conferenza di Copenaghen che in questi giorni è sull'ambiente. Quindi, diciamo, uno strumento tecnologico che è stato offerto da parte di Cisco in questo momento per facilitare la discussione su un tema molto molto importante. Benissimo, Enrico, io ti lascerei subito la parola per dire due cose. Uno, naturalmente la cosa più importante è rispetto a Cisco, qual è l'esperienza, e poi due, cosa ne dici del libro ovviamente. Spero che ne dici qualcosa di buono, ma insomma in ogni caso, anzi, di quello che ne pensi sinceramente. Prego, ti do la parola. Va bene, allora io credo che questa sera, quando magari ricorderete chi è Enrico De Lucchi, lo ricorderete come l'uomo del caminetto, perché qui vedo lì nella sala proprio piazzato sotto un bel caminetto. Ma a parte questo, volevo spiegare innanzitutto che cosa faccio, perché il titolo pronunciato veramente in maniera perfetta dalla dottoressa magari non è immediato. Io sono responsabile per l'Europa delle attività e delle vendite di tutte le tecnologie che riguardano la collaborazione. Tra queste, quella più tradizionale è il telefono, quindi mi occupo di telefonia, ma oltre alla telefonia, sistemi di videocomunicazione, di videoconferenza, sistemi per la comunicazione attraverso l'utilizzo del video, fino agli strumenti di web collaboration e di social networking, quindi gli strumenti tipo Facebook o Wikipedia, però collocati all'interno delle imprese. Quindi questo è quello che faccio io di mestiere.